Oggi assaggio e vi dico quello che penso attorno al pesto di Giovanni Rana. Questo è quello con l'aglio ed è scritto che contiene basilico genovese DOP, quindi di origine controllata e certificata. Questo è contenuto in un vasetto di plastica che come apertura è fatta così, sì, è richiudibile, ma fino a un certo punto. Comunque il pesto si presenta così, si vede che è stato macinato finemente, quindi tritato, perché non si vedono i pezzi di foglie, ma ci sono pezzi di pinoli probabilmente aggiunti dopo. Il profumo che ha questo pesto è buono, profuma di pesto ed è un pesto che è salato. Infatti, assaggiandolo così com'è, non è un pesto ideale da consumarsi come antipasto su dei pezzetti di pane, in quanto mentre lo sto assaggiando in questo momento sento proprio dei granellini. Comunque ci sono tre porzioni e va usato così. Una volta messo nel piatto bisogna mettere un cucchiaino di acqua di cottura della pasta dentro il pesto e bisogna stemperare in tutto. Il pesto ovviamente, se ve lo state chiedendo, non va scaldato in alcun modo, al di fuori dell'aggiungere la pasta che scalda lei il pesto. Una volta mescolato il tutto ho assaggiato la pasta e i granuli che sentivo non ci sono più, quindi penso che questo sia stato un insaporitore, come ad esempio il sale. Comunque è una pasta salata e si sente il gusto del basilico, però è strano, non è come sono abituata, cioè a me ricorda un basilico tipo da incenso come sapore, non so se mi sono spiegata bene, non mi è piaciuto molto. Infatti questo pesto non va incontro ai miei gusti e va consumato entro 3 giorni dall'apertura. Io ci ho messo di più a mangiarlo, in quanto decisi di richiuderlo con il coperchio di alluminio e congelarlo per altri giorni. Poi non so perché, ma da quando l'ho ripreso e scongelato io trovo che sia un po' migliorato come sapore. Comunque i pinoli sanno di pinoli, non c'ho niente da dire contro i pinoli. Ecco, non è il pesto che va incontro ai miei gusti. Gli ingredienti non mi sembrano comunque affatto male, però non è neanche cattivissimo, non contiene gli anacardi e vi aspetto nella mia prossima recensione. Ciao!